Ok, allora proseguiamo. Quindi nel numero 2, scusatemi, la risposta giusta era la B, ok? Vi ho fatto tutto quello spiegone che lo potevo comunque capire tramite due cose, cioè una era l'immagine e l'altra era il testo. Attenzione però, quando devo comunque tradurre più di una frase, devo stare attento a quello che traduco. È necessario che io capisca ogni parola? No. Però delle parole fondamentali tipo not, when, safety, quelle cose lì le devo sapere, va bene? Allora, passo alla domanda numero 3, che è veramente facile. His dad's name is Graziano Valentino Marco Rossi, quindi c'è anche un genitivo sassone, che è quell'apostrofo con la S. La traduco, il nome di suo papà è Graziano Valentino Marco Rossi. Questa in realtà ho già letto la risposta perché in questo pezzettino che ho letto prima c'era, sono alla riga numero 6, his father Graziano. Quindi facile facile, la risposta la Graziano. Numero 4, attenzione, anche qui ci sono delle trappole. The number on his motorbike is 9164696. Allora, lo traduco, il numero sulla sua moto è 9164696. Anche in questo caso, due modi per rispondere. Il primo, la fotografia. Guardo la fotografia è un po' piccola, però si vede, è un 46, segno 46. Oppure vado a leggere nel testo, terz'ultima riga. Sto cercando ovviamente un numero, ok? Attenzione però che nella terz'ultima riga di numeri ce ne sono due, c'è un 9 e c'è un 46. Allora, leggo e traduco. In total, cioè in totale, he has won, ha vinto, win, vincere, winner, vincitore, ok? Quindi in totale ha vinto 9 World Championships. Attenzione. Championships, campionati. World, mondo, quindi campionati mondiali. In totale ha vinto 9 campionati mondiali with, fondamentale, segnatelo per cortesia, con the number 46 on his motorbike, con il numero 46 sulla sua moto. Quindi che cosa ci dice? Lui ha vinto 9 campionati mondiali, cioè è stato il migliore del mondo per 9 volte, gareggiando con il numero 46 sulla sua moto, ok? Quindi la risposta giusta è 46, perché lui sulla moto ha il numero 46. Il 9 sono le volte che lui ha vinto a livello mondiale, quindi non c'entra assolutamente niente. L'ultimo è il numero 5. His nickname is the champion, the doctor, the MotoGP racer, the father. Allora, che cosa vuol dire nickname? Soprannome. Ok, me lo scrivete? Io adesso lì ve l'ho scritto in inglese. Nickname, soprannome. Quindi la domanda mi chiede: il suo soprannome è the champion, il campione, the doctor, il dottore, the MotoGP racer, quindi come abbiamo detto prima, l'atleta, il corridore, il professionista della MotoGP, oppure the father, il padre. Vado a cercarlo nel testo. Penultimo, lo trovo. Penultima riga. He has had many nicknames, quindi ha avuto many, fondamentale, anche qui many, molti. Molti nickname, quindi molti soprannomi, but the doctor, ma il dottore, has become the most famous, ma il dottore è diventato il più famoso, ok? Potevo anche arrivarci perché effettivamente nel testo c'era the doctor, qua c'è scritto the doctor, però fate una cosa, non fidatevi di, ah ok, ho trovato la stessa parola nel testo e la stessa parola che c'è nella domanda è quello, no, perché può essere una trappola, leggete tutta la frase per intero e traducetela perché il senso può essere diverso. Non fidatevi solo del ah, c'è The Doctor nel testo. Sì, allora quella è giusta.
State attenti perché ci possono essere delle trappole, come ad esempio prima i numeri, no? C'era 9 e c'era 46. Come facevo a decidere se era, qual era giusto, se era giusto 9, se era giusto 46? Ho letto tutta la frase e poi l'ho tradotta. Ok? Boh, questa io la trovo comunque una lettura abbastanza semplice. Non era, anche per come è fatta, non è delle più difficili. Vi registro quella più difficile, che è quella che parla del British Museum, dove c'è True, False e Not Given.